Non è passata la mozione presentata oggi in Consiglio regionale Lombardo dal PD a prima firma Maiorino, in cui si chiedeva alla Giunta di annullare i tagli effettuati sulle risorse finanziarie da destinare alle persone con gravi e gravissime disabilità e ai loro caregiver. I tagli in questo ambito erano stati stabiliti da una delibera del 28 dicembre scorso e coinvolgono circa 7.000 famiglie. Per loro si passa da circa 650 a 400 euro mensili. Un taglio che colpisce i diritti delle persone con disabilità, che colpisce i loro familiari, che colpisce i caregiver, il contrario di quello che si dovrebbe fare. Si dice ci devono essere nuovi servizi, quindi tagliamo le risorse. Il problema è che questi nuovi servizi non ci sono, perché la Regione Lombardia è immobile e in più toglie risorse dirette che invece devono aiutare le persone con disabilità. Io credo che sia ignobile fare cassa sulla pelle delle persone con disabilità. La proposta è di cancellare il taglio e di mettere risorse dal bilancio regionale, penso anche, non so, alle inutili risorse spese in termini di rappresentanza, comunicazione, catering organizzati dalla Giunta, per evitare che le persone con disabilità, i familiari, i caregiver paghino un prezzo così alto. Sì, invece la mozione presentata dalla Lega, che prevede il pieno sostegno all'operato della maggioranza su questo tema e che indica puramente strumentale il discorso avviato dall'opposizione. Non è stato tagliato nulla sulla disabilità da Regione Lombardia, c'è una rimodulazione dovuta da un piano nazionale che è stato approvato durante il governo Draghi, tra l'altro proprio da un ministro del Partito Democratico, che prevede un'integrazione in servizi, quindi noi dobbiamo garantire più servizi ed è legge nazionale e questa cosa impatta chiaramente anche sugli assegni che oggi vengono dati. Però noi stiamo lavorando per arrivare pronti entro i prossimi 5 mesi, che è il periodo cuscinetto che abbiamo previsto per adeguare, per applicare questa legge nazionale, con una serie di servizi appunto di integrazione per i cittadini disabili. Se non riusciamo a livello nazionale, grazie anche alle interlocuzioni che Elena Lucchini sta avendo nella conferenza Stato-Regioni, l'impegno è quello di chiedere al governo una proroga del periodo per cui riuscire a prevedere questi servizi.